Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 14 e 15, 27 e 28 novembre 1899. Questa mattina il mio caro Gesù non veniva. Dopo molti stenti l'ho visto appena ed io lamentandomi con lui della sua tardanza gli ho detto: Signore benedetto, come così tardi? Vi siete forse dimenticato che non posso stare senza di voi? Ho forse perduto la vostra grazia che non ci venite? E lui, interrompendo il mio dire lamentevole, mi ha detto: figlia mia, sai tu che cosa fa la mia grazia? La mia grazia rende felice l'anima dei beati comprensori e rende felice l'anima dei viatori. Con questa sola differenza, che i comprensori beandosi e deliziandosi, e i viatori lavorando e mettendolo a traffico. Sicché chi possiede la grazia ritiene in se stessa il paradiso, perché la grazia non è altro che possedere me stesso, ed essendo io solo l'oggetto incantevole che incanta tutto il paradiso, che forma tutti i contenti dei beati, l'anima, possedendo la grazia, dovunque si trova, possiede il suo paradiso.
Il mio diletto Gesù è venuto con tutta affabilità. Mi pareva come un intimo amico che fa tante cerimonie all'altro amico per attestargli il suo amore. Le prime parole che mi ha detto sono state: Diletta mia, se tu sapessi quanto ti amo, mi sento tirato grandemente ad amarti. Gli stessi miei indugi nel venire mi sforzano e sono nuove cause di farmi venire a colmarti di nuove grazie e carismi celesti. Se tu potessi comprendere quanto ti amo, il tuo amore paragonato col mio, appena lo scorgeresti. Ed io, mio dolce Gesù, è vero ciò che dite, ma anche io sento che vi amo assai e voi dite che il mio amore è paragonato al vostro appena si scorge. Questo è perché il vostro potere è senza limiti ed il mio è limitato e pertanto posso fare per quanto da voi stesso mi viene dato. È tanto vero ciò che quando mi viene la volontà di più soffrire per maggiormente attestarvi il mio amore, se voi non me le concedete le pene, non sta in mio potere il soffrire, sono costretta a rassegnarmi anche in questo ed essere quell'essere inutile che da me sono stata sempre. Invece a voi stava in vostro potere lo stesso patire, ed in qualunque modo volete manifestarmi il vostro amore, già lo potete fare. Diletto mio, datemi a me il potere, e poi vi farò vedere quanto so fare per amore vostro, perché quella misura che mi date, quella stessa misura vi darò. Lui ascoltava con sommo piacere il mio dire spropositato, e quasi volendomi mettere a prova, mi ha trasportato fuori di me stessa, vicino ad un luogo profondo, pieno di fuoco liquido e tenebroso. Metteva orrore e spavento sul solo vederlo. Gesù mi ha detto: Qui è purgatorio e molte anime si sono ammassate in questo fuoco. Andrai tu in questo luogo a soffrire per liberare quelle anime che piacciono a me, e questo lo farai per amore mio. Io subito, sebbene un po' tremando, gli ho detto: Tutto per amore vostro sono pronto. Ma ci dovete venire voi insieme, altrimenti se mi lasciate non vi fate più trovare e poi mi fate piangere per bene. E lui: Ma se vengo io insieme, quale sarebbe il tuo purgatorio? Quelle pene con la mia presenza per te si cambierebbero in gioie e in contenti. Ed io: Solo non ci voglio andare e poi mentre andremo in quel fuoco voi vi starete dietro le mie spalle, così non vi vedo e verrò a soffrire. Così sono andata in quel luogo ripieno di dense tenebre e lui che mi seguiva da dietro. Ed io, per timore ancora che mi lasciasse, gli ho preso le mani tenendole strette alle mie spalle. Giunta laggiù, chi può dire le pene che soffrivano quelle anime? Sono certo inenarrabili a persone vestite d'umana carne. Onde andando io in quel fuoco, esso si distruggeva e si diradavano le tenebre, e molte anime ne uscivano ed altre ne restavano sollevate. Dopo essere stati circa un quarto d'ora ne siamo usciti e Gesù tutto si lamentava. Io subito ho detto: Ditemi mio bene, perché vi lamentate? Cara mia vita, sono stata io forse la causa? Perché non ho voluto andare da sola in quel luogo di pene? Ditemi, ditemi. Avete sofferto molto nel vedere quelle anime soffrire? Che cosa vi sentite? Diletta mia, mi sento tutto ripieno di amarezze, tanto che non potendole più contenere, sto per traboccarle sopra la terra. Ed io: No, no, mio dolce amore, le verserete in me, non è vero? Ed avvicinandomi la bocca, versato un liquido amarissimo, in tanta abbondanza che non potevo contenerlo, e pregavo lui stesso che mi desse la forza a sostenerlo. Altrimenti ciò che non avevo fatto fare al nostro Signore l'avrei fatto io, cioè versarlo sopra la terra, e questo mi rincresceva molto a farlo. Pare però che mi ha dato la forza, sebbene erano tante le sofferenze che mi sentivo venire meno. Ma Gesù, prendendomi fra le sue braccia, mi sosteneva e mi diceva: Per te bisogna cedere per forza, ti rendi tanto importuna che mi sento quasi necessitato a contentarti. Molto bene, qui abbiamo due meditazioni che ci portano un pochino in alto, tra il paradiso e la terra e il purgatorio, ecco, attraverso distinte considerazioni, ecco, ma un minimo comune denominatore. Ecco, qui oggi rifletteremo un pochino sulla vita di grazia, perché in paradiso,
come comprensori, sulla terra come viatori e in purgatorio come purganti, ci sono le anime che stanno in grazia. E Gesù ha anzitutto fatto una bellissima lezione sulla vita di grazia, che rende l'anima posseditrice di Gesù stesso ed è il principio della nostra felicità anche sulla terra, nonostante che ci sia una differenza. In paradiso, attraverso la grazia, si possiede Gesù beandosi e deliziandosi. Qui si possiede Gesù lavorando e trafficando. C'è un eco della parabola dei talenti, la grazia che ci ha dato. Perché? Perché possiamo crescere sempre di più in grazia, perché qui la grazia cresce sulla terra, in paradiso no. E perché possiamo servire il Signore durante il tempo a ciò deputato, che è la vita terrena. Qui possiamo e dobbiamo fare molto per Gesù, perché la grazia qui è in stato di fluttuazione, potremmo dirlo così. E la prima cosa su cui meditare, ovviamente, è come si accresce, come si custodisce o come si diminuisce o come si perde la grazia. Evidentemente la vita nella divina volontà è una vita di grazia, ma è una vita di grazia vissuta al massimo. Qual è il massimo della vita di grazia? Il massimo della vita di grazia è ovviamente la vita nella divina volontà. Ecco, però questa passa attraverso i passi comuni che la Chiesa ci ha sempre insegnato. La grazia si custodisce attraverso la vita sacramentale e la vita di preghiera, anzi cresce. E cresce anche ad ogni opera buona o secondo virtù che noi compiamo. Sappiamo dal Catechismo che la grazia si perde col peccato mortale, si perde completamente. La grazia diminuisce con il peccato veniale, quindi, e si perdono degli acquisti di grazia quando non si assecondano le sante espirazioni, quindi le cosiddette imperfezioni non fanno direttamente diminuire la grazia, anche se la intiepidiscono un po', però fanno perdere le grazie nuove che sarebbero venute dall'assecondare e mettere in pratica una santa espirazione. Bisogna ricordarle bene queste cose, perché tutta quanta la nostra giornata è costellata di questo, e noi dovremmo andare ogni giorno a dormire con una situazione di grazia, capite, aumentata. Dobbiamo immaginare, anche se un paragone un pochino sciagurato, stabilire un paragone con i soldi, vogliamo fare così, col conto in banca. Ecco, solo che mentre i soldi non si devono accumulare, perché i soldi devono essere spesi bene. E se ce ne sono molti, dati molti ai poveri, alla Chiesa, alle missioni, per far dire le messe e tutto quello che sono le opere sante, che è l'uso santo del denaro, invece con la grazia no, la grazia va accumulata e va accumulata, cioè nel senso che se uno arrivasse a avere i conti come il top del miliardario del pianeta Terra, in grazia sarebbe sempre poca. Ecco, quindi a seconda di come viviamo una giornata, la grazia aumenta o diminuisce. Quanti peccati veniali facciamo, quante imperfezioni commettiamo, quante espirazioni perdiamo, oppure quante opere buone facciamo, quante atti di virtù compiamo, quante ispirazioni seguiamo, quante opere di perfezione compiamo. Chiaro che questo per quanto riguarda l'agire. La grazia si custodisce attraverso la preghiera, per cui uno, in linea di massima, più prega e meglio prega, e meglio è. È chiaro che nella divina volontà, quando si vive in questo mondo e quando soprattutto si uniscono i nostri atti alla divina volontà, capite che generatore di grazia che può essere una preghiera fatta nella divina volontà o un'opera fatta nella divina volontà. Qui capite, abbiamo delle impennate, dei picchi che non sono immaginabili a mente umana, no? E quindi più si prega e meglio si prega, meglio è, e poi abbiamo la vita sacramentale.
chiaramente il massimo, la messa quotidiana e la comunione anche quotidiana, se si è in condizioni o quantomeno frequente, e la confessione ben fatta e ben utilizzata, frequente. I maestri di spirito dicono che se uno vuole andare al top, mai superare gli 8 giorni, meno sì, di più no. E queste sono cose a cui dobbiamo fare attenzione, perché ordinariamente la grazia cresce in questo modo. Un figlio di Dio, come dire, degno di questo nome, ripeto, anche a prescindere dalla vita nel divin volere, dovrebbe avere come prima cura, ecco, la conservazione dello stato di grazia e il lavoro, ecco, il traffico di essa, perché possa crescere in continuazione. Nella parabola dei talenti si dice che da 5 diventano 10, da 2 diventano 4 e da 1 sarebbero dovuti diventare 2. Quindi questo è evidentemente un punto di capitalissima importanza nella vita, nella divina volontà. Non si può dare vita nella divina volontà se non si curano queste cose, che, ripeto, vanno curate anche in qualunque cammino di santificazione volontaria. Poi qui andiamo al secondo capitolo di meditazione. E qui anzitutto c'è uno scambio di amore tra Luisa e Gesù. Gesù dice delle cose verissime. Se tu potessi comprendere quanto ti amo, il tuo amore paragonato col mio, appena lo scorgeresti. Ora, noi dobbiamo pensare che queste anime che sono state grandemente privilegiate dalla grazia, l'amore che vivono e che sentono è davvero grande. Non sono loro come noi, aridi, freddi, tiepidi, ecco, che facciamo tanta fatica ad accenderci di un minimo amore, di un minimo di amore a Gesù e alla Madonna, no? Queste anime sono delle fornaci ardenti, capite, che bruciano, ecco. Diceva Santa Caterina, Santa Teresa di Gesù Bambino, un cuore bruciato dall'amore. San Filippo Neri, basta andare a Roma e chiedere ai padri che tirino fuori le reliquie, gli prendeva veramente fuoco il cuore, c'aveva le camicie bruciate, c'aveva un cerchio di stoffa bruciata con l'alone nero all'altezza del cuore. Capite? Quando morì, gli trovarono delle costole del cuore spostate, ecco, per la veemenza dell'amore di quel cuore infiammato. Quindi, insomma, questo è comune nelle anime che vivono un rapporto straordinario con Gesù, no? E quindi è un amore grande. E Gesù però dice: attenzione, a paragone con il mio è zero. Ed è bello questo qui, no? Quindi anche tutto quello che poi si vede, no? L'amore si vede dalla capacità di soffrire per la persona amata, no? E quindi quel tasso d'amore rende capace di molto offrirsi e molto donarsi. Ecco. Lei lamenta anzitutto, dice sì, interessante, no? Luisa stava cominciando a fare un pochino di gare di amore, non rendendosi conto, no? Un po' tipo quelle che faceva la Madonna con Gesù. Dice sì, è vero che tu mi ami, ma se tu mi dessi la capacità di un cuore più grande, io ti amerei di più. Quindi lo provoca un po', no? Se tu mi dessi delle pene più grandi, io ti potrei dimostrare meglio il mio amore, no? Perché se tu non mi dai le pene, che faccio? Ecco, a questi livelli, insomma, quando un'anima vive queste robe qui, no, che poi lo vediamo, insomma, la bocca di Gesù si poggia sulla sua e gli versa nella bocca quel liquido amarissimo. Questo è un fatto molto molto comune, lo si trova tante volte negli scritti. Lei dice che gli faceva da una tale sofferenza interiore che se Gesù non l'aiutava veramente dopo sarebbe stata lei a riversarlo sul mondo perché non poteva contenerlo. Quindi quando si vive in queste cose, le nostre povere penitenze comuni, quindi una piccola mortificazione oppure un digiuno, fanno ridere insomma in confronto a queste cose, no? Quindi così si
Si comprende perché Luisa dice: se tu non mi dai qualche sofferenza degna di questo nome, che faccio? Cioè, Luisa ha vissuto, si vede negli scritti, no? Ogni tanto Gesù andava e lui personalmente la crocifiggeva, a quello che racconta, gli metteva proprio, gli piantava i chiodi nelle mani e nei piedi, la Madonna la trafiggeva al costato con la lancia, insomma, quindi ci sono descrizioni di questo genere negli scritti, no? Oppure quando vedeva Gesù con la corona di spine, gli toglieva la corona di spine e lei se la metteva sulla testa sua. Quindi, quando ci sono queste cose, ecco il senso di questa affermazione, no? Le piccole penitenze e mortificazioni volontarie, anche le grandi austerità dei santi, che conosciamo dalla geografia, non sono paragonabili, capisci? Non ci sono, insomma, ecco. Eppure l'amore, ecco la somiglianza di queste anime a Gesù, no? E questo lo si vede benissimo nelle ore della passione, no? Che sembra che Gesù più soffriva e più voleva soffrire per amare ancora di più, per glorificare ancora di più il Padre, per dimostrare ancora di più alle anime il suo amore per loro, no? Ecco, il santo, il figlio del divin volere, rivive esattamente questo, né più né meno. E tutto diventa leggero nell'amore. Ecco. Allora Gesù accoglie la provocazione. Vedete, questo tipo di rapporto tra Gesù e la sua anima eletta veramente a tratti modellato anche un po' sulla falsariga, no? Dei santi amori umani, no? Dove ci sono le sante sfide, le sante provocazioni a chi ama di più, alle dimostrazioni d'amore. Ecco. Allora Gesù dice: bene, guarda che ti faccio vedere un luogo profondo, pieno di fuoco, liquido e tenebroso. Ecco. Dice: vai lì, così saranno liberate un po' di anime che piacciono a me e lo farei per amore mio. Interessante notare che la natura trema dinanzi a queste cose, perché comunque queste anime vivono ancora sul pianeta Terra, quindi nessuno di per sé, ecco, dinanzi alla prospettiva della sofferenza salta di gioia, no? Quindi vedendo quel luogo trema un po'. È chiaro che poi la volontà, infiammata dall'amore, la spinge subito a dire il suo fiat. Ecco, però chiede a Gesù di andarle con lei e Gesù dice: ma se ci vengo io, grande verità anche questa che dice Gesù, no? Quelle pene si cambierebbero per te in gioia e in contenti. Quindi, quando si soffre con la percezione sensibile di Gesù, si vive questo grande mistero, insomma, che davvero le sofferenze si cambiano in pene e contenti. Allora, alla fine giungono a questo compromesso, ecco, che ce l'accompagna senza farsi vedere, in modo tale che non vedendolo possa soffrire. E ecco, qui ci dice delle cose anche molto molto forti e molto serie, perché qualcuno pensa che il purgatorio sia, beh, una sorta di sala d'aspetto. Io tante volte, insomma, ho fatto interventi e catechesi su questo argomento, perché quello che ci riferiscono le anime in qualche modo non hanno avuto esperienza, non è affatto in questo senso, che tra l'altro è quello che la Chiesa insegna con linguaggio sobrio, no? La Chiesa ha sempre parlato del fuoco del purgatorio, sempre, in tutte le definizioni dogmatiche. Quindi, cioè, se noi ci immaginiamo il fuoco certamente non è una cosa che ti lascia, come dire, è una cosa molto dolorosa stare a contatto con il fuoco, no? E dice: sono certo inenarrabili a persone vestite di umana carne le pene che soffrivano quelle anime. Qui c'è l'eco, ovviamente, spirituale, mistico, forse probabilmente Luisa neanche lo conosceva, insomma, di San Tommaso d'Aquino, no? Che insegna chiaramente che la più piccola delle pene del purgatorio non è paragonabile alla peggiore pena che si possa soffrire sul pianeta Terra, qualunque sia il tasso di fantasia e di immaginazione che noi possiamo vivere. Quindi, non è cosa di poco conto, no? Ed ecco qui la carità, ecco,
quindi il principio della comunione dei santi, questo assai consolante articolo della nostra fede, lei che può ancora soffrire in maniera meritoria, quindi utile anche al prossimo, a differenza delle anime del purgatorio che non soffrono in maniera meritoria, non possono più offrire quelle sofferenze, ma quelle sofferenze sono esclusivamente finalizzate alla purificazione personale, entra lì e attraverso il suo ingresso altre ne escono, appunto perché l'intenzione con cui Gesù l'ha messa lì, oltre che l'amore suo, era proprio di liberare alcune anime a lui care, quindi pagando per loro, soffrendo per loro. E questa è la dimensione, diciamo, più profonda della carità, no? Un quarto d'ora, anche questo, no? È un dato che la spiritualità ci ha consegnato, cioè in purgatorio il tempo ha uno scorrere assai più lento del nostro. Cioè un quarto d'ora di purgatorio a un'anima del purgatorio gli sembra un mese. Anche questo è attestato dalla tradizione agiografica e mistica cattolica. Quindi questo perché, ecco, siamo spronati che se un po' di purgatorio ce lo facciamo sul pianeta Terra, sicuramente è meno peggio, anzi molto meglio che farcelo dopo, no? Sicuramente. Ecco, e poi c'è questo fenomeno, nuova diciamo dimostrazione d'amore, richiesto da Gesù, no? Ora qui si capisce anche la carità di Luisa, perché questa amarezza di Gesù, se lui la versa sulla terra, vuol dire che si tramuta in castighi. Questo si vede in tantissime parti degli scritti, che ovviamente bisogna leggere personalmente e nel dettaglio, altrimenti non si comprende bene la vicenda straordinaria di quest'anima, no? Se invece se li prende Luisa, ecco, i castighi vengono risparmiati. E allora molte volte ci sono le contese d'amore, nel senso che Gesù dice: ma no, guarda che qui bisogna intervenire perché gli uomini si stanno corrompendo troppo, se non gli do una regolata, questi vanno a fare una brutta fine. E Luisa dice: no, ci penso io, sì, ho capito, sarà pure necessario, ma poi ti ricordi Gesù quanto soffri? Quando vedi gli uomini soffrire, quindi lascia che soffra io e a loro lasciali perdere, insomma, usa sempre la misericordia e la dolcezza. E molte volte Luisa prevale su questo. Tant'è vero che si legge negli scritti che le volte in cui Gesù qualche volta non ci andava era perché non voleva, come dire, cedere alle sue lusinghe d'amore. E questo per te bisogna cedere per forza, gli dice Gesù. Ti rendi tanto importuna che mi sento necessitato a contentarti. Questo è un altro grande mistero, ma anche un'altra grandissima verità. Quando si diventa amici di Gesù, qui amici innamorati di Gesù, quando si entra in quest'ottica, come dire, si ha il potere di ottenere delle grazie dal Signore, no? Adesso capiamo perché la Madonna è la piena di grazia e non solo la mediatrice e la ottenitrice di tutte le grazie, perché cioè, se un'anima certamente eletta come quella di Luisa, ma comunque che condivide la sorte dei figli di Adamo, pur avendo avuto un'altissima missione, ha questo potere, quindi di fermare la divina giustizia, e spesso e volentieri, immaginiamo insomma quale potere possa avere la Madonna, la Divina Maria su Gesù che così tanto ha amato, no? Quindi indirettamente anche la meditazione, la lettura di questi scritti ci fa anche comprendere diverse verità di fede che la Chiesa ha sempre insegnato e che la sana tradizione agiografica cattolica, negli scritti, gli insegnamenti dei maestri di spirito e dei dottori ci hanno sottoposto all'attenzione, no? La Madonna è stata chiamata l'Onnipotente per grazia. Ecco. Quindi abbiamo fatto questo giro, ecco, nella vita di grazia e anche nella vita straordinaria di grazia che Luisa ha vissuto, che non è altro che un intensificarsi forte e intenso
della relazione di amore con il nostro Signore Gesù Cristo, che è uno, come sappiamo, degli elementi costitutivi del regno della divina volontà. Ecco, e in esso, fermo restando che la prima cura che dobbiamo avere è appunto, ricordiamolo, la custodia e la crescita ordinaria della grazia, che già ci porterebbe molto molto lontano se fosse ben curata. Anche qui, durante la meditazione, bisogna fare un buon esame di coscienza su come noi curiamo la crescita ordinaria della vita di grazia, e come per esempio ci accostiamo ai sacramenti, insomma, come prepariamo la confessione, come celebriamo la confessione, come ci prepariamo la comunione, come ringraziamo la comunione, e come è la nostra preghiera, se preghiamo con l'orologio, se preghiamo di fretta, se preghiamo con la testa per aria, se preghiamo auspicando che la preghiera finisca il più presto possibile perché tanto mi pesa, oppure se dedichiamo tempo, certamente nei limiti delle nostre possibilità, no? Calma a questo, no? Ecco, sono tutte cose che poi queste meditazioni rappresentano, ricordiamo sempre la prima parte della meditazione, che poi per chi le segue deve personalizzarsi nel colloquio con Gesù e nell'assimilazione di queste cose e nei propositi, ecco, di vita tali da fare in modo che le sollecitazioni che ci arrivano dalla meditazione diventino vita della nostra vita e carne della nostra carne. Ave o piena di grazia, così ti saluto l'angelo, o nostra divina Maria. Tu sulla terra i sacramenti non li avevi, ecco, ma avevi la tua immensa, ecco, preghiera e il tuo essere fusa ininterrottamente con la divina volontà, per cui non c'era pensiero o atto che non fosse infinitamente meritorio, ecco, dinanzi a Dio. Quindi sappiamo ampiamente dai maestri di spirito che è più facile contare gocce del mare e granelli di sabbia in tutto il pianeta Terra che le tue grazie, che da sola, ecco, fanno più di quelle di tutti gli angeli e santi messi insieme. Quindi ci si perde in un abisso insondabile guardando te. Ecco. Quindi la tua vicenda ci fa comprendere, cioè tu sei la creatura che è arrivata alla saturazione massima, ecco, di come la grazia possa essere presente in un ente creato. Nessuno, ecco, può giungere ai tuoi livelli, perché tu sei andata al top e al massimo assoluto. Ecco, che ci fa comprendere però anche quanto è grande la nostra capacità e la capacità, come dire, dell'anima in quanto tale. Certo, la tua era purissima perché immune dalla colpa d'origine, però grande è la vita di grazia che potremmo avere, e tutto sta a deciderci seriamente a fare della vita di grazia il fondamento, il cuore, il fine assolutamente primario della nostra esistenza. In questo ti preghiamo di aiutarci, col tuo esempio e anche con la tua intercessione, ecco, sollecitando il nostro cuore, come sempre maternamente fai, a tutto investire nella vita di grazia, sapendo che con essa ci vengono tutti i beni, da essa dipende la nostra felicità, non solo eterna ma anche terrena, e la nostra amicizia e intimità con te e con Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave.